Allora, adesso usciamo fuori dalla nostra serata, nel senso che le parole che ascolteremo non arrivano da una lettera di qualcuno che noi interpretiamo, arrivano dal diretto interessato, è pittore, scultore e scrittore. Noi siamo molto onorati che abbia accettato di essere con noi stasera, che abbia accettato di raccontare la sua esperienza in questa notte dedicata alla caduta del muro di Berlino. Per sfuggire al condizionamento ideologico del regime, diventa dissidente della diaspora rumena. Accogliamo con un, ve lo chiedo proprio, un grandissimo applauso il maestro Camilian Demetrescu. Grazie maestro, grazie. Come abbiamo vissuto noi, esuli del cosiddetto socialismo reale, la caduta del muro di Berlino? Nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter ritornare nella nostra patria durante questa vita. Eravamo rassegnati a vivere per sempre fuori dalla nostra terra, in questo Occidente che non poteva o non voleva capire che l'utopia comunista era già condannata dalla storia. Braccati in patria dalla polizia politica, cacciati via dal lavoro, dalle università, dalla vita sociale, non ci restava altro che la fuga ad ogni costo. Ho vissuto per una vita dietro quel muro tutta la mia giovinezza, è seppellita sotto le macerie del comunismo reale. Abbiamo cercato la libertà dall'altra parte del muro, nell'Europa dei diritti dell'uomo, e con stupore abbiamo trovato, ahimè, la stessa libertà di schierarsi, naturalmente con chi da troppi anni inneggiava al Grande Fratello del Cremlino. Il costruttore del muro, Nikita Khrushchev, aveva criticato duramente i crimini di Stalin al 20° congresso del PQS, mentre affogava nel sangue la rivolta di Budapest e accendeva la crisi di Cuba. Malgrado le promesse, la perestroica non fu abbastanza trasparente per lasciar vedere al mondo la vera mano che sparò al Papa polacco Giovanni Paolo II. 20 anni fa il muro cadeva, ma nessun politologo, nessun cremlinologo, nessun esperto militare avrebbe mai potuto immaginare la caduta del comunismo se non in seguito ad una terza guerra mondiale, persa ovviamente dal patto di Varsavia. A dispetto di ogni logica, la liberazione è avvenuta senza pagare il tributo spaventoso di morte e sangue di un olocausto nucleare. Tutte le previsioni erano capovolte. Non rimaneva
che la sconcertante ipotesi del miracolo. Per il popolo romeno, e in quei giorni ricevevo tanti messaggi da gente comune dalla Romania, per i romeni fu semplicemente l'intervento divino nella storia. Una vecchia donna scriveva a sua figlia che viveva in esilio: il buon Dio si è rivolto verso il suo giardino e ci ha perdonati per i nostri gravi peccati. In tutto il paese si accesero candele alle finestre per il perdono divino. In questi giorni il conclave iconoclasta di Bruxelles ha ordinato l'espulsione del crocifisso dalle scuole. Mi chiedo, l'Europa unita di oggi